Allora, dovremmo esserci, quindi lascio subito la parola al direttore. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella. La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Sì, presente. Intanto possiamo aprire, ci sono 12 presenti e ci sono 12 assenti più la Presidente e sono giustificati i consiglieri Pompei e Guido. Gli scrutatori di oggi sono Candigliota, Principato, Gugliotta. Allora iniziamo subito con una proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri De Priamo, Ghera, Politi, Figliomeni, Meloni e Mussolini, regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani di Roma Capitale, protocollo numero RC13409 del 2018. Lascio la parola per l'illustrazione. Sì, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Presentiamo la proposta di regolamento brevemente che ci è giunta dal Campidoglio per una nostra espressione di parere. Questa proposta è stata valutata in due sedute di commissioni, l'ultima è stata il 30 maggio scorso ed ha come oggetto appunto il regolamento istitutivo del Consiglio dei Giovani di Roma Capitale. È una proposta di deliberazione che ha sostanzialmente approva un regolamento del Consiglio dei Giovani, oltre che naturalmente a istituirne proprio la sua funzione. Il regolamento fa seguito ad una delibera di giunta regionale del 2008, la 27 del 2008, in cui sono descritte le linee guida con cui istituire consigli dei giovani e dei ragazzi nei comuni del Lazio. Dunque abbiamo esaminato in due commissioni, come dicevo, il testo, diciamo abbastanza attentamente, e, un testo comunque abbastanza articolato, perché oltre a indicarne le competenze, la composizione e il funzionamento, diciamo descrive anche quelli che sono quindi obblighi e facoltà che ha il Consiglio. Abbiamo con l'occasione anche invitato nell'ultima commissione del 30 maggio
il presidente del Consiglio dei Giovani del secondo municipio istituito l'anno scorso, e per approfondire con l'occasione, diciamo, nella parte pratica, la reale utilità, le articolazioni, le eventuali criticità che sono state rilevate, o comunque i benefici che ne conseguono, e comunque per comprenderne meglio il funzionamento come istituzione in qualche modo più vicina ai giovani, e che in qualche modo permette ai giovani di entrare in un percorso di partecipazione molto, molto attiva della vita politica. Detto questo, io l'atto che oggi noi votiamo è un'espressione di parere, per cui io terminerei qui la presentazione generale e lascio la parola per la discussione. Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Non vedo mani alzate, quindi non ci sono interventi. Se non ci sono interventi, io passerei direttamente alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Dichiarazione di voto o sì, intervento? Anche in commissione, come ricordava il presidente Attilio Giannone. E c'è stata la presenza di giovani del secondo municipio, sì, le facciamo tutte dove è stato già istituito questo consiglio dei giovani, prendendo lo spunto dalla delibera, come ricordava, della giunta regionale. E io penso che lo spirito della partecipazione, la democrazia partecipata a tutti i livelli deve essere esaltata. Perciò io penso che non si possa non tener conto di questa proposta che vuole i giovani protagonisti nella città di Roma e anche del nostro municipio rispetto a proposte, indicazioni, confronti. E a parte anche discorso che io penso importante, quello di ripristinare lo studio dell'educazione civica, ne abbiamo anche parlato nel corso della commissione, che è anche un altro elemento importante rispetto appunto alla democrazia partecipata e al coinvolgimento delle giovani generazioni alla politica. Io comunque penso che la proposta sia senz'altro da condividere, e per questo ho votato favorevolmente anche in commissione. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, non sono personalmente presente nella commissione, però vista la proposta, ma anche considerato il dibattito che c'è stato con la presenza degli altri consiglieri del Partito Democratico, tenendo conto del fatto che è un'esperienza positiva che necessita anche una discussione e anche una attuazione in altri municipi, oltre che nel secondo, dove appunto già è stata istituita, anche perché nasce da quell'organismo un momento di confronto con le giovani generazioni che richiedono attenzioni, ma che contestualmente hanno anche la capacità di avanzare delle proposte all'amministrazione, cercando anche una collaborazione proficua e costruttiva. Quindi, premesso questo, in realtà, tornando al merito di questa proposta, invece ci è sembrato piuttosto farraginoso il tutto, piuttosto complicato nella sua applicazione, nella sua esplicitazione dell'organismo stesso, e quasi anche un accesso complicato e una sua possibilità di lavoro concreto
e a contatto con l'istituzione. Quindi per tutte queste ragioni il Partito Democratico si è astenuto e ancora oggi ritiene la proposta non sufficiente, pertanto nonostante la bontà della proposta si asterrà. Altre dichiarazioni di voto? Sì. Grazie. Il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa proposta di deliberazione che non l'ho... Perché ha il parere contrario, sì, questo intende? Stavo finendo. Perché non ho... Come sapete tutti voi che avete ricevuto lo schema di deliberazione, noi in commissione, la commissione si è espressa contrariamente invece al parere del regolamento stesso, condividendo diciamo, le motivazioni appena adesso diciamo, descritte, elencate dalla consigliera che mi ha preceduto, e pur diciamo, essendo favorevole ad un percorso di questo genere che abbiamo potuto ascoltare dalla voce dei protagonisti del secondo municipio, che invece funziona. Ecco, proprio questo confronto con ciò che è ora in atto e nello svolgimento di quelle che sono le attività del Consiglio dei Giovani del secondo municipio rispetto a questa regolamentazione che viene proposta, appunto, vengono evidenziate tutte le criticità che venivano elencate prima. Ripeto brevemente: una burocratizzazione eccessiva del lavoro, quando invece gli stessi protagonisti del secondo municipio ci hanno invece fatto notare quanto sia importante per loro essere più liberi nel muoversi, nell'organizzarsi, per avere una maggiore capacità incisiva sulla trattazione e dei problemi stessi. Quindi sostanzialmente questo regolamento ci sembra essere una duplicazione, forse più rigida quasi, del regolamento di un'assemblea diciamo, capitolina, chiaramente fatta salva il fatto che dovrebbe poi essere applicata da dei giovani, quindi non da persone che si sono impegnate in modo più strutturato in una organizzazione appunto politica. Per quanto riguarda l'idea, noi ho espresso in commissione proprio diciamo, la validità dell'istituzione di un consiglio dei giovani proprio per una doppia motivazione. Essenzialmente, attraverso una partecipazione di questo genere, i ragazzi si trovano di fronte a dover discutere e confrontarsi con persone magari che hanno idee diverse, e quindi sicuramente è una forma per abituare le persone al dialogo. Tempo scaduto. E quindi diciamo, pur avendo diciamo, una essendo favorevole al concetto in sé di istituzione di un consiglio dei giovani, cosa che tra parentesi abbiamo provato a fare in forma molto molto leggera come tema l'anno scorso durante la giornata della memoria, il Movimento 5 Stelle invece non è d'accordo con questa proposizione, che risulta essere troppo, troppo articolata, schematica e burocratizzante per quelle che invece sono le possibilità che dei giovani possono esprimere. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Sì, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Nel fare appunto, nel dare un giudizio positivo a questa delibera che viene da Roma Capitale, volevo solo aggiungere, per motivarla, che al di là del tecnicismo dello schema che appunto il consigliere, il capogruppo dei 5 Stelle ha evidenziato, io penso che da una parte si doveva partire, cioè si doveva comunque mettere un'impostazione e dare un senso a questo tipo
di argomento, per cui è normale che partendo da Roma Capitale si doveva prevedere un qualcosa che desse anche l'impressione di una strutturazione, no? Un pochino omogenea di quello che possa essere un consiglio, quindi di quello che avrebbero avuto bisogno i giovani per poter comunque proporre, confrontarsi e comunque dare il proprio contributo. Ora è tutto perfettibile, ci mancherebbe altro, comunque pensavo che l'idea potesse essere, al di là dello schema che poi non dipende da noi, ma dipende appunto da Roma Capitale, prevedere in questo meccanismo alcuni suggerimenti, no? Noi in commissione abbiamo visto che poteva essere anche utile prevedere delle realtà municipali, ovviamente, quindi per poter dare sul territorio maggiore forza a questo strumento. Quindi non si può, secondo me, non essere d'accordo a dare questa forza e a questa, diciamo, una spinta a questa richiesta. Rimango un po' così basito che al di là del perfettismo si poteva comunque entrare poi successivamente nel merito, ma cogliere, come si dice, l'essenza della proposta. Sì, quando si scrive qualcosa su carta c'è sempre un senso un po' di essere schematizzato, non si può lasciare molto all'immaginazione o alla, come si dice, alla presunzione di capire quello che si può fare successivamente. È ovvio che poi però ci si sarebbe lavorati e quindi si sarebbe modificato successivamente, intanto era il pacchetto che era importante portare avanti. Quindi, come Fratelli d'Italia, ovviamente, che hanno proposto quest'atto in Consiglio Comunale, ovviamente siamo d'accordo. Poi il voto sarà contrario, al voto contrario non lo so come avete messo, però va bene, comunque siamo favorevoli a questo strumento. Allora votiamo. C'è ancora sì, il gruppo misto, sì, certo, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Voglio dire solo poche parole per giustificare un voto che non ha convinto completamente, ma naturalmente l'idea di far partecipare i giovani a un consiglio, ma a un processo semplificato, è ovvio che trova tutti d'accordo. Sicuramente questo regolamento e questa proposta pone in essere un consiglio parallelo, delle commissioni parallele, dove diventa tutto difficile nella proposta e nella programmazione per i giovani. Ritenevo, l'ho detto in commissione, che semplificare invece con atti concreti, semplici, che il Consiglio poteva determinare, il Consiglio dei giovani, potesse essere la strada giusta e corretta per far partecipare i giovani alla vita politica del territorio. Quello che mi sono domandato è come si poteva pensare di realizzare le commissioni parallele per dare un parere su ogni proposta. È ovvio che diventa pesante per i giovani assumersi questa responsabilità, mentre per la fase di indirizzo, cioè cosa necessita, di che cosa c'è bisogno, una proposta di delibera, quella sì. Allora quindi un consiglio dei giovani che proponga va bene, però una proposta siffatta dove si determinano le commissioni addirittura con pareri, un lavoro eccessivo che c'era necessità di cambiare molto. Proprio per questo abbiamo, come dire, lavorato e tentato in commissione di semplificare, però diventa difficile, a parer mio, trovare una mediazione. A tal punto io ritengo che, visto che bisogna comunque iniziare, un parere d'astensione pone le condizioni affinché in Campidoglio possano valutare diversamente tale commissione e proporre una semplificazione di un processo di partecipazione dei giovani. Proprio per questo il gruppo misto, io personalmente mi astengo dal dare e formulare un voto a detta proposta. Grazie.
Bene, credo che siano stati espressi tutte le dichiarazioni di voto, quindi possiamo andare al voto. Favorevoli al parere contrario? Contrari al parere contrario? Astenuti? Allora, la delibera con parere contrario viene approvata con 11 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti. Passiamo al punto successivo, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto la nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani San Giovanni. Lascio la parola all'illustratore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, questa è una proposta di delibera amministrativa per il quale è richiesta un'espressione di parere alla Commissione Politiche Sociali e al Consiglio Municipale. Premesso che in data 16 maggio sono state regolarmente effettuate le operazioni di voto nel CSA San Giovanni, come da verbale protocollo C110396 del 17 maggio 2018, che risultano iscritti al centro 357 anziani, hanno votato nella giornata del 16 maggio 100 anziani, per il Presidente le schede valide sono state 91, le bianche 5 e le nulle 4, per i componenti del Comitato di Gestione le schede valide sono state 95, le bianche 1 e le schede nulle 4. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Municipale riunitasi nella seduta del 1 giugno, atteso che in data 23 maggio il direttore della Direzione Socioeducativa ha espresso il parere che integralmente di seguito si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL approvato con DL 267 il 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, firmato dal direttore dell'area socioeducativa. Parere favorevole del direttore del municipio, data 23 maggio 2008. Il Consiglio del Municipio delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione. Alla carica di Presidente la signora Mancini Giuliana con voti 70, alla carica di componenti del Comitato di Gestione i signori Sollazzo Renata con voti 26, Pratania Salvatore voti 23, Camilli Violetta voti 17, Pittiglio Bertario voti 12, Santo Mauro Bartolomeo voti 5, Di Rienzo Antonio voti 3. Il signor Bacchiocchi Sergio con voti 2 in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri sociali anziani rimane in graduatoria per eventuali surroghe. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Consigliere Toti. Sì, volevo intervenire appunto per fare gli auguri agli eletti, a Mancini Giuliana, la nuova Presidente. C'è stata già indicato Sollazzo Renata come vicepresidente, ci sono consiglieri che hanno negli anni partecipato già a quelle che sono state le battaglie che sono state fatte per aprire prima questo centro sociale anziani tanti anni fa, perché è stata difficile l'apertura. Scusi, ecco. Devo uscire un attimo, consigliere Toti, scusi, deve uscire dall'aula. Esca. Bello, c'è pure il ciuffetto che gli esce. Consigliere Steridano, io mi stupisco di lei. Sa, conosce il regolamento? Se insomma glielo poteva dire. Io l'ho detto io. Ah, oh, se l'è trovata alle spalle, ok. Va bene. Volevo parlare appunto delle battaglie che sono state fatte dagli anziani della zona San Giovanni appunto per l'apertura di questo centro, e poi battaglie ancora più forti sono state fatte anni fa proprio per tenerlo aperto, perché il centro andava verso la chiusura, c'è stata una mobilitazione, occupazione anche del centro, e la Presidente Mancini Giuliana è stata una dei protagonisti rispetto a questo, che privava il territorio appunto di un elemento, di un servizio eccezionale. Perciò ecco un doppio ringraziamento per quello che gli anziani hanno fatto per questo centro e un augurio appunto di buon lavoro agli anziani che andranno a gestire questo centro. Sì, ci sono altri interventi?
Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, ma naturalmente una delibera di rito, e anche io mi unisco agli auguri di buon lavoro per gli eletti di questo centro, sofferto per le battaglie che hanno fatto per ristabilire, come dire, le regole, i principi che gli anziani in un territorio come il nostro sono molti, e quindi ci devono essere dei luoghi deputati attrezzati. Questo è un fiore all'occhiello per il territorio, ritengo che merito soprattutto di chi lo frequenta e chi operativamente tutti i giorni si applica sia nell'individuare percorsi validi culturali per tutti, per la terza età e non solo, perché poi il centro anziani di Via La Spezia accoglie, e lo devo ripetere, accoglie anche gli iscritti di Villa Fiorelli, dove io rimarco e ancora rimarco l'impegno della Commissione a trovare una soluzione, ma di fatto ancora siamo veramente lontani dal trovarla. Comunque rimarco l'intenzione e le buone intenzioni di questo Consiglio di trovarla la soluzione, ma si fa fatica a vederla, già due volte che mi esprimo sulla stessa delibera collegando questo aspetto. Ringrazio per l'impegno profuso, quindi... No. Fate finire, dai. Ma non è una cosa detta, è ridetta, la possiamo dire, non lo sanno tutti. Non è un dibattito, vada avanti consigliere Sanci. Certo, io vado avanti dicendo che non è una cosa nascosta, elogio l'impegno della Commissione a trovare le soluzioni, come la soluzione che ha trovato rispetto alla pianificazione del cambio è giusta, e naturalmente salutare per tutti noi che... Abbiamo necessità di avere centri anziani così formulati, dove c'è questo scambio. Io invito tutti quanti, qualche volta io frequento il centro anziani, anche se manca qualche anno per raggiungere la pensione, però mi piace proprio questo rapporto con gli anziani, di osmosi culturale, l'ha detto qualche consigliere prima di me, l'abbiamo detto in commissione. Ritengo che un cambio di regolamento potrà sicuramente aiutare questo processo, aiutare la nuova presidenza, aiutare la vicepresidenza e tutti i consiglieri che operativamente si applicano per eseguire azioni sul territorio rivolti proprio alle persone che ne hanno bisogno. Quindi in bocca al lupo, auguri a tutti e grazie di nuovo alla presidente e a tutto il consiglio. Ci sono altri interventi? Al consigliere Giuliano. Grazie Presidente, no, mi permetto, visto che è simpatica la cosa, quindi fare gli auguri alla nuova Presidenza, anche in ricordo, come mi suggerivano, anche in ricordo dell'amico Bruno Morzilli, che appunto, no, era persona vicina, e quindi auspicando che questo percorso possa essere sempre positivo in un quadrante del nostro municipio, dove appunto il collega ha detto aspetta delle risposte anche di riferimento alla loro situazione, e visto che si usa, quindi lo faccio io anche la prima volta che faccio questi auguri, perché non mi è mai capitato, però mi inserisco quindi di nuovo, e grazie al Consiglio di aver fatto questa operazione. Grazie a voi. Altri interventi? Sì, non credo ci siano altri interventi, può chiudere. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Ovviamente anche il gruppo del Movimento 5 Stelle fa gli auguri di buon lavoro alla nuova Presidente, la signora Mancini, e esteso naturalmente a tutto il Comitato di Gestione. Per quanto riguarda la questione Villa Fiorelli, come già comunicato in interventi precedenti, in sedute precedenti, questa amministrazione ci sta lavorando seriamente, e quindi anche questa volta daremo il massimo per rimediare ad un errore fatto in passato non dal nostro governo ma dal governo precedente. Ci vuole del tempo, perché è una situazione complessa che va gestita sotto vari aspetti, non solo nell'ambito della mia commissione, quindi del centro sociale anziani in se stesso, ma anche nell'ambito di riqualificazione della villa, quindi c'è
lavori pubblici, ambiente, insomma è una situazione molto complessa, ma sulla quale non stiamo perdendo tempo, ci stiamo lavorando, siamo in contatto con i dipartimenti, quindi stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per arrivare ad una quadra, e nel momento in cui avremo delle informazioni certe, valide, concrete e non fuffa da vendervi così come spot elettorale, quando avremo informazioni concrete convocheremo una commissione ad hoc in maniera tale da tenervi allineati su quello che è il percorso che è stato fatto, considerando che già in passato, insomma, su Villa Fiorelli abbiamo avuto modo di dimostrare la nostra capacità di entrare in contatto anche con i dipartimenti e cercare di chiedere conto di quello che è il lavoro che si sta svolgendo. Per il resto le polemiche le lascio agli altri, che sono molto bravi a fare questo genere di cose. Grazie. Grazie Presidente. Consigliera Vitrotti, lei deve parlare quando le viene data la parola. Le deve parlare quando le viene data la parola. Non le è stata data la parola. Lei non le è stata data la parola, consigliera Vitrotti. Non se la può prendere, mi dispiace per lei, non se la può prendere. Un richiamo per la consigliera Vitrotti. Un richiamo per la consigliera Vitrotti, perché qui ci si sveglia la mattina e si prende la parola quando uno vuole. Benissimo. Andiamo avanti, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti vuole anche il secondo? Sono qui e posso parlare. No, lei può parlare quando le viene data la parola, il regolamento lo conosce, secondo richiamo consigliera Vitrotti. Al terzo esce. Allora, possiamo andare avanti? Ci sono dichiarazioni di voto? Adesso può parlare consigliera Vitrotti. Le ricordo Grazie. 3 minuti. Sì, anche di meno, guardi. Al di là degli auguri che ormai mi sembrano una consuetudine, ogni volta che si discute in realtà l'elezione di un nuovo centro anziani, io spero che invece si guardi alla finalità di questo che qualcuno viene, diciamo, lo definisce come un passaggio formale. Lo è. Però di fatto noi ci prendiamo un impegno e diamo ogni volta agli anziani, ai centri che sono sul nostro municipio, una opportunità di lavorare nelle strutture che sono appunto del Comune di Roma e di dare anche ad altri, soprattutto persone che sono più anziane, sono più sole, la possibilità di stare invece in compagnia e evitare così momenti di solitudine. Detto questo, al di là degli auguri, io penso che è importante, a differenza di quanto è stato fatto adesso, cercare di dare una stretta alle esigenze, alle richieste che pervengono dai centri anziani, perché purtroppo nella commissione affrontata pochi giorni fa, qualche settimana fa, sono emerse, diciamo, delle necessità, e quindi io penso che la risposta migliore, oltre a fare, diciamo, i nostri auguri, diciamo, perché non sappiano di un sapore un pochino più e solo diciamo così di buon auspicio per loro, sia in realtà un impegno anche nostro, visto che loro hanno fatto un adempimento giusto nei limiti del regolamento, spetta al municipio, nelle sue competenze, nelle sue possibilità, cercare di dare, appunto, non con la fuffa ma con dei fatti concreti, delle risposte che ormai, diciamo, attendono da quasi 2 anni. Quindi al di là di questo il nostro voto è sicuramente favorevole e appunto diamo anche l'ennesima volta la disponibilità a lavorare nella ridente commissione del Presidente Principato per metterci al lavoro sulle esigenze e le richieste che pervengono dai centri anziani. Spero che, diciamo, accetterà e accoglierà il nostro contributo, qualora lo vorrà, diciamo, su questi temi ci siamo sempre e rinnoviamo la nostra disponibilità. Vi ringrazio. Allora, io ricordo sempre che le dichiarazioni di voto sono altra cosa dagli interventi, si va sempre fuori veramente. Questo era un intervento, soprassediamo e andiamo avanti con le dichiarazioni di voto. Andiamo avanti con le dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Ciancio. Consigliere Ciancio. Consigliere Ciancio? Mi hanno le mie segretarie e mi dicono consigliere Ciancio, io. Consigliere Ciancio.
Volevo essere educato nel dire che aveva alzato la mano prima il Presidente Principato, ma non è importanza. Naturalmente per esprimere un voto naturalmente positivo rispetto a una delibera che pone in essere quindi il nuovo Consiglio del Centro Anziani di via La Spezia. Anche io concordo nel dire che il tavolo della Commissione è un tavolo su cui si può lavorare per migliorare gli aspetti che vengono fuori comunemente dall'analisi che facciamo centro anziani per centro anziani. Io voto convintamente queste delibere come ho fatto per tutte le altre e naturalmente se facciamo gli auguri è perché è un incarico importante che il municipio nella forma di un regolamento che sicuramente potrebbe essere cambiato ma che dobbiamo esprimere, quindi rinnovo quindi sempre gli auguri di buon lavoro a tutti i nostri amici dei centri anziani, grazie. Grazie a lei consigliere Ciancio, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, oggi ho scoperto che i problemi di Villa Fiorelli sono nati 2 anni fa, è una cosa fantastica. E non è Villa Fiorelli, stiamo parlando di San Giovanni? Quindi rispetto alla partecipazione in commissione, speriamo che dopo 2 anni arrivi questa partecipazione, perché ora sono passati 2 anni, fino adesso sta partecipazione noi non l'abbiamo vista, quindi come ho già ribadito più volte sono disponibile ad accettare qualsiasi proposta, qualsiasi suggerimento, però bisogna lavorare sulle cose, bisogna venire in commissione e portare una proposta, noi non diciamo no a prescindere, ma il problema è che le proposte non arrivano, a parte il consiglio, le dichiarazioni in consiglio, nelle commissioni che è la fucina di questo governo, del municipio, dove si dovrebbe elaborare, confrontarsi, studiare insieme, darsi da fare insieme, le proposte da parte del Partito Democratico non arrivano. Non arriva assolutamente nulla, non ci sono proposte, non c'è voglia di contribuire realmente, c'è solo un'opposizione dura che deve semplicemente contrastare a prescindere qualsiasi cosa noi facciamo. Questo i cittadini lo devono sapere, questo lo devono sapere i cittadini. Regolamento, altro problema, 8 anni di nulla, perché l'ultimo regolamento risale al 2010 e mi pare che nella consigliatura precedente c'era sempre il Partito Democratico che non ci ha messo le mani sul regolamento dei centri anziani. Noi consigliera Vitrotti, consigliera Vitrotti, lei fatto, non può. Di fatto la delibera vigente. Attimo, consigliere Principato. Consigliera Vitrotti. Sì, ha parlato prima del Movimento 5 Stelle, l'ho fatta stare zitta. Guardi, ha parlato del governo, quindi non è che ci vuole. Consigliera Vitrotti, lo sa che c'è una novità, lei oggi esce. È stato un piacere. Sarebbe ora, grazie, perché veramente trattare così il Consiglio, sì, e la Presidente del Consiglio, veramente non è accettabile, esca. Consigliera Vitrotti, la pazienza ha un limite, se ne deve andare, grazie mille. Questo è un atteggiamento fascista. Esco dall'aula. Allora, adesso valuteremo insieme, detto da lei consigliere Stelitano, è chiaro che valuteremo in sede di ufficio di presidenza la possibilità di spedire a casa questi 2 signori per 3 sedute consecutive per quello che hanno fatto, perché trattare così un consiglio e la presidenza del consiglio penso sia inammissibile, la loro rabbia dovrebbero utilizzarla in maniera positiva e non distruttiva e con insulti come stanno facendo. Quindi vi annuncio ufficio di presidenza, mettete a verbale a breve una riunione perché io voglio valutare assolutamente la sospensione, non credo che ci sarà molto da decidere. Però è giusto che venga fatto al più presto, ne parleremo in capigruppo, ne parleremo in ufficio di presidenza, questi 2 signori non si devono più permettere un atteggiamento del genere dentro le istituzioni. Possiamo andare avanti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, concludo dicendo semplicemente che il Movimento 5 Stelle si esprimerà favorevolmente a questa proposta di deliberazione. Grazie.
Hanno fatto un delirio sul nulla, veramente. Allora, io sono piuttosto dispiaciuta per i partecipanti, perché non è bello assistere a scene del genere. Noi ci siamo abituati, adesso vi abituate anche voi. Allora, consigliere Toti, certo. Sì, io penso che le polemiche dobbiamo lasciarle a parte, perché voglio dire, è un tema importante quello della terza età, che io penso richieda molta concretezza, un lavoro che deve essere fatto nelle commissioni tutti insieme per dare le risposte ai problemi, che sono tanti, i problemi che vivono gli anziani nel nostro territorio e che si ritrovano a discutere all'interno dei centri, spessissimo questo avviene. Perciò ecco, no polemiche, sì concretezza, perciò lavoriamo per dare risposte agli anziani. Bene, allora votiamo, credo che ci siano state. Se n'è andato uno scrutatore, quindi consigliere Toti farà lei lo scrutatore. Votiamo, favorevoli. Contrari. Astenuti. Votata all'unanimità, 16 voti favorevoli. E vorrei ricordare che dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità, così la delibera sarà subito operativa e possiamo, diciamo, può iniziare a lavorare già da subito. Favorevoli all'immediata eseguibilità. Contrari. Astenuti. 16 voti favorevoli, concessa. Che dire? In bocca al lupo. Interrogazione. Allora, con l'ordine dei lavori ricordo che c'era l'approvazione del verbale numero 8 relativo alla seduta del Consiglio del Municipio del 15 marzo 2018, risulta quindi essere approvato visto che è stato in visione in segreteria il tempo necessario. Devo anche comunicare che sono state fornite le risposte alle interrogazioni, risposte scritte come da richiesta dei consiglieri che le hanno presentate, e sono la 8, la 12, la 13, la 15, basta. Allora, il consiglio chiude qui oggi, sono le ore 9.55, chiudiamo il consiglio e la seduta di oggi. Buongiorno a tutti.